sentiamo ancora una volta il dottore Giuseppe Vaccaro, per ancora una volta, perché già l'abbiamo sentito sul problema del Muscatello. Mi pare, carissimo Giuseppe, che ripetiamo sempre le stesse cose e restiamo al palo, come diceva qualcuno, stiamo fermi. Le responsabilità però sono precise, individuali e non solo politiche. Diciamo la verità, no? Possiamo dirlo questo? Sicuramente, se no, la responsabilità complessiva per quanto riguarda il discorso dell'ospedale di Augusta, che non sono solo di una persona, ma vanno distribuite un po' soprattutto a livello politico, soprattutto a livello politico provinciale. E questo però cosa porta, tutto sommato? Porta al fatto che il Muscatello poi la gente non ci va, il Muscatello cioè perde anche di appeal, di interesse per gli utenti, o sbaglio? Sicuramente le persone che vanno al Muscatello sono complessivamente diminuite in questi anni, però non dobbiamo dimenticare che ci sono anche i reparti che ci sono e che funzionano, e sono dei reparti che garantiscono dei buoni livelli di assistenza sanitaria, tipo la cardiologia, la medicina, ci sono in qualche modo, cioè si fa medicina buona, e questo è importante, sicuramente questo di buon livello, ci sono pochi reparti, ma i reparti che ci sono di buon livello. Va bene, ma ora voi come medici, come sindacalisti, voglio dire, che cosa potete fare per accelerare le cose? Perché la legge che abbiamo ricordato prima, regionale, anzi più di una, due leggi sono, no? Possono essere applicate, che è lì il problema, le leggi le abbiamo ma non vengono applicate. Quanto riguarda la gestione, c'è un'ampia discrezionalità da parte dell'azienda nel gestire. Il sindacato si può limitare soltanto a segnalare le criticità e intervenire in maniera più precisa, in maniera più forte, quando queste criticità si ripercuotono un po' in maniera notevole sull'organizzazione del lavoro. Ma le scelte gestionali rientrano comunque nella discrezione della direzione aziendale. Voi siete comunque vigili, sempre vigili. Noi lavoriamo sicuramente nell'ospedale, abbiamo il polso ogni giorno di quello che succede, infatti in questi anni diciamo siamo stati la sentinella che vigila su quello che succede. Però l'ultima cosa, l'OBI, il famoso famigerato OBI, cioè l'osservatorio che si è per il pronto soccorso, mi pare che qui ad Augusta ancora non è stato, nonostante sia fuori legge da questo punto di vista. L'osservazione breve e intensiva è una cosa importantissima, a mio parere, per l'ospedale di Augusta, perché già la legge che c'era nel 2010, la stessa legge che ha levato ad Augusta l'ostetrice e la pediatria, prevedeva che in tutti i pronto soccorsi della provincia venisse realizzata l'osservazione breve intensiva. Quindi per Augusta la legge è stata applicata severamente quando si trattava di levare i reparti, è stata assolutamente disattesa nelle parti che prevedevano una regolamentazione, un potenziamento di alcuni tipi di offerte, soprattutto a livello del pronto soccorso, che è uno dei reparti principe di ogni ospedale. Certo, e mi pare, se ricordo bene, che questa denuncia pubblica il dottore Vacca l'ha fatta già un anno fa, se non sbaglio, e non è successo niente. È da tempo che questo lo diciamo, e il problema è che, come ho detto stasera, a mio parere da ora in poi dovremmo batterci perché le risorse che ci sono disponibili nell'azienda vengono prioritariamente a questo punto utilizzate per l'ospedale di Augusta, abbandonando quell'aggettivo contestuale che tanti danni ha fatto finora ad Augusta. Grazie, grazie.